Piazza di Bellaria Egea Marina, Orogel News presenta l'evento Sorridi con Orogel del Mondo Food Service. Passione, benessere e sorriso, un triangolo che vuole comunque esaltare la filosofia del mondo Orogel. Sì, in effetti questa sera è una serata di festa, abbiamo voluto premiare gli agenti di tutti i nostri concessionari, abbiamo voluto premiare tutti coloro i quali ogni giorno presentano i prodotti Orogel alla clientela. Quindi è un momento anche di svago, un momento per stare insieme. E poi i prossimi giorni saranno molto interessanti, anche ricchi di spunti e di giochi, e ci sarà sempre uno spazio per presentare i prodotti, per far sapere la nostra filosofia. Il sistema di vita oggi, di lavoro, è diverso, tutti quanti abbiamo bisogno di avere un prodotto più preparato, quindi sia nelle case che soprattutto nei servizi esterni. Food Service ottiene degli ottimi risultati, anche in questi anni di crisi è cresciuto soprattutto la proposta Orogel in termini di prodotti che vanno incontro proprio alle esigenze degli chef, che vanno incontro alle esigenze di una ristorazione di grande qualità, nello stesso tempo però che si possa preparare in tempi rapidi e anche a costi contenuti. Quindi tutto questo fa sì che Orogel abbia avuto anche un buon risultato in questi anni. E uno dei grandi successi di Orogel è perché ha proposto in questi anni la ristorazione collettiva, in generale agli ospedali, alle mense, agli asili, eccetera, dei prodotti ricchi di benessere, ma soprattutto sicuri, prodotti integrati, biologici, che danno la massima sicurezza anche della salubrità. Quindi siamo entrati in un concetto che oggi sta molto a cuore il consumatore, sia a casa che fuori casa. La gamma dei prodotti si è arricchita, il servizio è migliorato, anche in queste giornate vengono presentati nuovi prodotti. Stiamo sempre lavorando sapendo che non lavoriamo per noi, ma lavoriamo per accontentare i nostri clienti, che a loro volta devono accontentare il consumatore, il loro cliente. Quindi la strada è giusta, dobbiamo solo lottare, impegnarci a fondo, mettercela sempre tutta, perché solo così i risultati possono venire. Che effetto le fa vedere comunque questo mondo che sorride, tutto in giallo? Intanto il giallo un po' sono i nostri colori, e il giallo crea allegria, e direi che è uno dei modi per enfatizzare ancora di più quello che è il messaggio che fa Orogel, cioè curare la qualità, la salute e anche stare in allegria, perché si dice che stare allegri e stare sereni fa bene alla salute. Sorridi con Orogel, cosa comunicare con questo sorriso? L'obiettivo principale è quello dell'aggregazione, quello di star vicino ai nostri clienti, che sempre di più sono collaboratori, visto che la vendita oggi non deve essere solo un prezzo, ma sempre di più deve essere anche conoscenza, formazione. Noi abbiamo un team di chef, abbiamo tutto il nostro supporto anche commerciale che sta facendo di tutto per creare quel contatto tra l'azienda e il cliente finale, quindi Sorridi con Orogel è il momento dedicato a tutto questo. Sorridi con Orogel, cosa comunicare con questo evento? Ma un grande sorriso, nel senso che è una grande festa organizzata dal Food Service, a cui va veramente tutto il plauso dell'azienda, perché ha richiamato sulla Riviera Romagnola 500 tra i nostri principali clienti che sono qui con noi per trascorrere un 3 giorni di sole, di mare, di sport, di divertimento, di relax, visto che è anche un fine settimana, intervallato anche da alcuni momenti nel quale presenteremo le ultime novità, in particolar modo la nuova linea comunicazionale che accompagnerà il mondo del Food Service nel prossimo autunno. Quindi un sorriso generalizzato che sta anche a significare il buono stato di salute dell'azienda, l'ottimo stato di salute del Food Service, che vede il surgelato prepotentemente in crescita nell'utilizzo da parte degli chef, stellati e non, perché rappresenta veramente la risposta e la soluzione migliore a tutte le esigenze della ristorazione moderna.
Il programma è molto ricco perché noi abbiamo costruito un vero e proprio villaggio per i nostri ospiti, è un villaggio dedicato appunto a tutti i grossisti e concessionari che ci danno fiducia, che ci seguono e che constatano ogni giorno la qualità dei nostri prodotti. Un programma molto ricco perché in questo villaggio ci saranno attività di animazione, sportive, danza, ballo, zumba per le famiglie, per i bambini, un mini club, quindi tante attività e tra l'altro abbiamo organizzato anche delle escursioni perché ovviamente sono persone che arrivano un po' da tutta Italia anche per farli conoscere la nostra Costa Romagnola che offre tante opportunità, quindi da una gita in motonave al parco oltremare. L'obiettivo di questa Sorridi con Orge è proprio quello di creare affiatamento, squadra, spirito di collaborazione con tutti i collaboratori che ci seguono ogni giorno. Sorridi con Orge, il mondo food service, sotto i riflettori proprio il mondo del food presentato e comunicato in questa occasione, chef. Ah, sì, noi abbiamo avuto l'onore di avere tutti questi nostri clienti a questo evento e ci siamo sbizzarriti un po' con le proposte gastronomiche, soprattutto mettendo in evidenza i prodotti dell'estate, anche perché questa splendida stagione ci ha facilitato. Perciò è stato un trionfo di insalate, di couscous, di insalate di cinque cereali, insalate di quinoa, polpettine di soia. Abbiamo preparato tantissimi piatti veramente interessanti. Poi anche grazie ai partner che hanno così voluto essere presenti alle giornate Orogel, siamo riusciti a fare degli abbinamenti veramente fantastici. La nostra divisione con i 190 prodotti che abbiamo messo sul mercato in questi anni è riuscito ad abbracciare tutte queste fasce di lavoro, perciò andiamo dall'alta ristorazione al bar, alla piccola ristorazione, alla trattoria e alla collettività, e in queste tre giornate di Sorridi con Orogel noi abbracciamo veramente tutti questi canali, perciò abbiamo avuto la fortuna di avere questi clienti di tutti queste branchie della gastronomia, siamo riusciti a proporre questi piatti veramente interessanti. Sorridi con Orgel, cosa significa per voi questo appuntamento? Significa portare i clienti in una parte della Romagna, farli divertire tre giorni e tenerli tutti assieme in modo che siano più uniti. Il mondo del food service è comunque un segno positivo e quindi vi aspettate molto da questo comparto che comunque è in continua crescita. Sì, grazie all'azienda che continua a sviluppare nuovi prodotti, sempre di più la clientela ci segue anche in questo bel evento. È un piacere essere qui ed aspettare anche i nostri clienti che sono partiti da Roma per trascorrere tre giorni, secondo me fantastici, indimenticabili. Cosa succederà? Di tutto di più. Chiaramente ottima organizzazione, noi siamo qui per prodigarci e accogliere i nostri clienti, i nostri concessionari, i clienti del food service. Food service che segna veramente una positività a doppia cifra, quindi un grande lavoro, avete lavorato veramente tanto. Ma grazie alle spalle abbiamo una grande azienda che è la Orogel. Ci vuole un po' tutto, ci vuole l'azienda, ci vogliono i clienti anche aperti all'innovazione, ci vuole la ricerca e sviluppo, il marketing, ci vuole tutto, l'insieme di tutto si va avanti. Beh, noi che cosa comunichiamo? Sempre la forza di Orogel, che è quella di far capire un po' a tutti dove va questa azienda. Poi abbiamo un direttore che è una bomba atomica, distrugge tutti, i dipendenti, i collaboratori e tutti, per cui evviva Orogel e andiamo avanti sempre così. Siamo felici di partecipare a questo evento che è un momento di aggregazione, voglio dire, della grande famiglia del food service. Ecco. Io sono il primo nel food service. Lui è il numero uno. Il numero uno d'Italia. Da quando è iniziato il food service adesso. C'ho 90 anni. Ho iniziato io e Daniele Lambertini. Cosa comunicate con questo evento? La voglia di stare insieme, di divertirci, di fare una serata tra amici, oltre che clienti, questo è il nostro spirito. Pensiamo che sia il primo di una lunga serie di eventi insieme. Il nostro obiettivo è far star bene la gente, il benessere, dall'alimentazione fino al divertimento, quindi il sorriso è il nostro motto principale. È un'iniziativa divertente per tutti, bisogna divertirsi e sorridere, come dice lo sponsor. Sono d'accordo, bisogna sorridere, in quest'estate bisogna veramente essere più Orogel. Svago, relax, divertimento. All'insegna del divertimento e della spensieratezza.